Sindaco, ieri alla Camera il PD Campano non ha votato sull'emendamento da loro presentato, che avevano fortemente voluto, sulla RC auto, che eliminava le discriminazioni territoriali. Beh, sì, sembra quasi uno scherzo, perché io ricordo come strumentalmente cavalcò il Partito Democratico, in particolare lo stesso Impegno, un tema di un'ingiustizia così grave, che la città di Napoli e i suoi residenti debbano pagare con un'ingiustizia clamorosa l'RC auto più cara d'Italia a parità di condizioni rispetto ai sinistri. Napoli ha fatto la sua parte, abbiamo provato in via sperimentale a fare appunto il progetto RC auto Napoli virtuosa, ma era necessario, per cancellare questa ingiustizia, una legge. Raccogliemmo insieme a tantissimi cittadini anche le firme per una legge di iniziativa popolare. Il Partito Democratico disse che si avrebbe svolto il ruolo di paladino in Parlamento per ottenere questo risultato. Hanno presentato un emendamento che poi hanno detto di non votare. Quindi evidentemente è stata tutta una strumentalizzazione politica, perché poi se un partito che governa il Paese, la maggioranza in Parlamento, non riesce a cancellare nemmeno questa ingiustizia così manifesta, che è una delle cose di cui da tempo chiediamo al Parlamento e al Governo di fare la sua parte, immaginiamoci che valore di chiacchiere etere hanno tutte quelle affermazioni retoriche che ogni volta ci sentiamo dire, che i parlamentari napoletani stanno là in Parlamento a difendere la città. Quando c'è un'opportunità così grande si tirano indietro, immaginiamoci sul resto, dove sono battaglie che si dovrebbero fare nell'interesse dei napoletani quotidianamente, qual è il livello di retorica che viene messo in campo. Credo che sia una pagina brutta, perché è proprio il segno di come la politica strumentalizzi i diritti dei cittadini. Lei stamattina... Una certa politica.